fare un viaggio a Mosca e Russia. E mi piacerebbe visitarla come un paese dove cui sono nata. C'è chi sogna di tornare in Russia, chi di trovare l'amore ed infine chi stare bene bene. Sono molti i sogni dei ragazzi della Casa di Pinocchio e del progetto Viva, tutti racchiusi scatto dopo scatto nel volume Sogno a cerchi aperti, pubblicato in occasione del 10° compleanno della struttura della Val di Chiana. È un centro integrato in cui sono organizzati un servizio diurno rivolto ai disabili con gravità e media gravità e una area dedicata alla residenzialità. Ecco, un piccolo gruppo di 10 persone utilizza quella che a tutti gli effetti è concepita come una casa, una famiglia, per realizzare il proprio progetto di vita. La casa di Pinocchio è fondamentale per parecchi ragazzi, anche per me ovviamente, perché ha dato una spinta in quello che sono riuscita a fare. E per questi ragazzi, per noi ragazzi, rappresenta uno spazio dove ognuno di noi si può sentire libero. E quindi ognuno ha la propria libertà e la propria capacità, mette in pratica le proprie capacità e riesce a scoprire i suoi limiti, i suoi ideali, le proprie passioni. Quello che anima il progetto è il riconoscere in ciascuno delle persone i talenti speciali e costruire, ogni volta che ci riusciamo, delle opportunità perché questi canali espressivi trovino spazio e che diano la possibilità a queste persone di sentirsi bene. Un traguardo importante festeggiato con due convegni, una a Cortona e una a Castiglion Fiorentino, ed è stata proprio la storia della struttura di Montecchio Vesponi l'oggetto di riflessione del convegno Diritti in Cammino al Centro Convegni Sant'Agostino a Cortona. Beh, l'abbiamo sostenuto perché è un progetto che sta dentro i nostri obiettivi e dentro la nostra idea di come la disabilità debba essere affrontata e debba essere perseguita, quindi per questo l'abbiamo sostenuto e continueremo a sostenerla.